Per quanto riguarda la posizione dei piedi nel rovescio a una mano in tecnica agonistica, anche qui non abbiamo sempre una sola posizione perché la velocità del gioco mi costringe ad arrivare con diverse posizioni. Le posizioni più utilizzate sono naturalmente quella affiancata, che nel rovescio a una mano è molto utilizzata perché permette il giusto passaggio del peso del corpo, riuscendo a mantenere bene la linea delle spalle. Una posizione che invece è chiamata semichiusa, quindi invece di essere perfettamente allineate avremo il piede anteriore più avanti rispetto al piede posteriore, quindi le spalle saranno più girate rispetto alla rete. Questo permette comunque di dare forza al colpo. Infine c'è una posizione molto chiusa. Quando la palla è molto distante, io posso allungare e arrivare addirittura con la schiena alla rete e il piede anteriore molto avanzato rispetto, lateralmente molto avanzato rispetto al piede posteriore. Anche in questa posizione riesco comunque a dare forza al colpo. Queste sono le tre posizioni che dovrai cercare di memorizzare e utilizzare indifferentemente durante una partita a seconda della palla in arrivo e a seconda della situazione di gioco che ti impone il tuo avversario.